A distanza di qualche giorno dalla ripresa scolastica, il settore trasporti continua ad essere uno dei nodi più discussi. Se sul fronte lezioni non si registrano situazioni problematiche, grazie anche alla scelta di diversi istituti di dividere la didattica tra lezioni frontali e in streaming, la CNA FITA ha evidenziato alcune criticità riscontrate da Adrebus, per cui i mezzi integrativi messi a disposizione dall'azienda non basterebbero a coprire corse e capienze. Da qui la proposta di affiancare ai bus pubblici mezzi di compagnie private. Ipotesi non disdegnata dal direttore di Adrebus Massimo Benedetti, il quale ha parlato di soluzione considerabile nel momento in cui le risorse a disposizione dell'azienda dovessero non risultare sufficienti. Ad oggi però Adrebus e Regione Marche fanno sapere che l'azienda ha già ampliato il proprio bacino di capacità sulle tratte più problematiche, tra cui quelle da e per Acqualagna, Fossombrone e anche Cattolica. Per quanto riguarda il trasporto studenti, purtroppo sta succedendo in maniera ancora molto limitata, ma quello che supponevamo già dall'inizio, addirittura nel mese di aprile, quando si ragionava su come far ripartire i veicoli quindi che trasportano passeggeri, e su quello ci siamo basati in andare a chiedere alla regione di essere coinvolti come rappresentanti delle imprese di trasporto persone, delle piccole imprese di trasporto persone, rispetto all'utilizzo dei nostri veicoli per il trasporto degli studenti. Confronto avvenuto con la regione nel mese di aprile-maggio, e ad oggi la regione ci ha chiesto di avere, vuol dire, un report di quelli che sarebbero i veicoli a disposizione, e gli è stato fornito un primo elenco. Però ad oggi ancora non abbiamo avuto, diciamo, richieste specifiche, le nostre imprese non sono state di fatto ancora contattate, mentre ci risulta appunto che anche se il sistema scolastico ha azionato la presenza degli studenti, diluendo il tempo e anche la loro presenza, già alcune criticità che potrebbero diventare gravi nel momento in cui si dovesse arrivare al cattivo tempo e alla stagione a cui andiamo incontro, e quindi e anche al fatto che poi probabilmente gli studenti si dovranno anche recare presso le scuole in maniera tutti assieme. In quel caso non avremmo gli strumenti per poterli muovere, e quindi le nostre aziende che hanno sofferto lockdown, hanno sofferto la mancanza del turismo e quant'altro, sono coi veicoli anche aggiornati Euro 5, Euro 6 a disposizione del pubblico per poter svolgere il proprio servizio.